Ministro, l'impegno ovviamente è concreto, questo non ci sono dubbi, vogliamo vedere poi anche i fatti e su questo l'aspettativa è tanta. Sono convinto che l'esempio possa arrivare proprio dalle piccole cose, quindi come era stato in ottobre, in questo caso la richiesta avanzata in commissione al mese di settembre quando ci fu l'audizione dei vertici di AGEA di pagare le quote e di pagare in questo caso i contributi in agricoltura e sappiamo che questo è stato fatto, altrettanto le chiedo di sorvegliare direttamente l'azione in merito al dare delle strutture provvisorie velocemente agli agricoltori accanto agli allevamenti. Non si tratta di ricostruire i paesi, qui si tratta di dare continuità a una filiera. Si possono avere i paesi del terremoto ricostruiti, si può ricostruire Norcia, ma se non ci sarà chi in quelle case abita, chi in quelle case fa agricoltura, avremo fatto una cosa che non ha una futura generazione. Questa è l'azione importante che va fatta. Mantenere l'agricoltura in quei territori significa garantire alla prossima generazione ancora quel patrimonio straordinario che abbiamo ereditato. Grazie.